Get ready with me per andare a cena con Mura. Allora, non so se avete visto la mia giornata di ieri, ma ho fatto questa maschera ai capelli. Quindi ora la dobbiamo andare appunto a lavare. Devo fare uno shampoo. Raga, non potete capire che buon profumo di cocco. Però prima voglio un attimino mettere i dischetti dentro, che li avevo rovinati. Mia madre ieri me l'ha ricomprato. Mettiamo anche i cotton fioc dentro. Mettiamo l'altro tappino. Non so se sentite il rumore della doccia, sto per entrare appunto in doccia, quindi prima detergiamo per bene tutto il viso. In doccia porto anche la spazzola, con questo almeno lavo la spazzola. Prima scendo dalla doccia, aiuto. Io comunque era tipo 2 ore e mezza, dovrei essere pronta. Comunque dovremmo andare a un ristorante qui vicino a casa mia, per fortuna, perché se no stavo già in ritardo. Comunque ho pulito per bene tutta la spazzola e ora metto i capelli, così poi li metto in asciugamano. Ora voglio applicare i patch agli occhi, perché neanche ieri li avevo applicati, e anche se comunque sto dormendo in questi giorni, però voglio applicarli. Comunque raga, io Mura lo conosco da tipo 2 anni, ci siamo conosciuti ad Ibiza. E sin da subito mi è stato super super simpatico. Poi comunque abbiamo un sacco di amicizie in comune, quindi diciamo non abbiamo mai perso i rapporti. E mi aveva detto appunto che oggi sarebbe stata a Roma, quindi ci vediamo e andiamo a cena. Che è successo qua? Però vabbè, leviamo i patch. Allora, devo asciugare i capelli, perciò applichiamo un po' di termoprotettore. Ora asciughiamo. Allora, ho asciugato tutti i capelli, ora mi devo truccare, quindi leghiamo i capelli con il mollettone. Comunque l'outfit per stasera ancora non l'ho scelto, eh. Cioè, in realtà ho qualcosa che mi vorrei mettere, però boh, è un po' mi sa too much per andare a cena, quindi mi metterò una cosa un po' più easy, dopo vedo. Allora, devo mettere queste mollettine qui, perché se no vanno davanti il viso. Comunque, nel get ready di ieri vi stavo appunto dicendo che avevo ritrovato il mio spray fissante, solo che poi già ne avevo comprato un altro perché appunto pensavo di averlo buttato. Ero convinta di averlo appunto buttato perché l'avevo portato in macchina di Gloria, che è una mia amica. E poi quando ero scesa dalla macchina dovevo buttare un po' di cose, però mi ricordavo di averlo preso il fissante, quindi ero convinta di averlo buttato insieme a tutte le altre cose che avevo buttato, che avevo in mano. Quindi poi dopo qualche giorno, convinta di aver perso per sempre il mio fissante, sono tornata da Sephora e l'ho ricomprato, ma comunque l'avrei ricomprato a breve perché era quasi terminato, solo che poi a distanza di quasi una settimana, quando era domenica, l'altro ieri, sono risalita in macchina di Gloria e mettendo delle cose dietro alla sacchettina che c'è dietro al sedile, ho detto: ma c'è il fissante! E quindi l'ho ritrovato. Perciò adesso ho 2 fissanti. Termino prima questo e poi utilizzo questo. Tanto l'ho utilizzato tipo solo una volta quello. Comunque, ieri sera appunto sono venuti i miei amici a cena. Siamo stati tantissimo tempo insieme, abbiamo gossipato tantissimo. E poi che ridere, raga, Luigi, il mio migliore amico, a un certo punto è dovuto andare via perché si sarebbe dovuto svegliare presto stamattina, che doveva andare in palestra e poi al lavoro. Invece Martina e Giulia sono rimaste e siamo salite in camera mia. Raga, Martina mi ha imitata tutto il tempo, imitava io che facevi get ready, imitava io che mi andavo a fare i tatuaggi. No, raga, che ridere, ve lo giuro. Comunque, non so cosa ho fatto qui. Ma tipo quando sto un po' nervosa così mi prude da morire e quindi mi gratto e mi esce tipo dermatite. Però non lo so perché mi esce soltanto lì, invece tipo la dermatite non esce soltanto in un punto, credo in realtà, perché non ce l'ho mai avuta la dermatite. Boh, Io bene, le comunque cose le faccio bene, le devo fare. sta dicendo che lei quando era un pochino più piccola soffriva di dermatite, quindi ha la crema per la dermatite. Ma può avvenire solo in un punto la dermatite? Io sono qua, qua dietro, Tu pure perché sei soggetto allergico. qua di Quindi non è dermatite che mi viene solo in un mezzo. Sì, punto. dovrebbe essere. Dermatite, vero? Aiuto. Comunque stavo pensando che volevo fare 2 nuovi piercing dietro la schiena. E
i microdermal, quelli tipo. Si chiamano fossette di Venere, vero? Li volevo fare sulle fossette di Venere perché ce l'ho belle che si vedono e quindi mi piacerebbe un sacco metterci piercing, però non lo so. Perché tipo questo dermal qui mi ha fatto veramente veramente male e quindi ho paura che anche quelli facciano troppo male. Comunque, come blush voglio applicare anche oggi questo qua di Diego Dalla Palma perché vi giuro mi era piaciuto tantissimo. Comunque i capelli penso che li lascerò lisci perché comunque la maschera me li ha resi super super lisci, quindi Io sono andata a top. portare qualche. Allora, illuminante voglio applicare questo qui che avevo applicato anche ieri e vi giuro che mi era piaciuto davvero tantissimo. Però lo applico col dito. Make-up terminato, ora fissiamo e passiamo ai capelli. Ho messo il pigiama perché mentre mi passo la piastra vorrei fare una live. Comunque ci sono veramente morbidi, lisci, mi piacciono tantissimo. E quindi adesso applichiamo un po' di termoprotettore e come piastra utilizzo la GHD Max. Questa qui. Quindi ci vediamo quando avrò tutti i capelli belli piastrati. Ora li divido anche in sezioni. Ho piastrato per bene tutti i capelli. Ora applico la crema per tutto il corpo e poi passiamo all'outfit. Allora, outfit. Mi metterò questa t-shirt bianca, bianca. Aurora, sveglia, nera. Poi mi metto i manicotti. Un pochino freddino. Ho messo questa gonna verde e metterò Givenchy verdi. Come borsa metto la stellina oro e nera ovviamente. Metto questo gloss qui della Tarte che poverino non me lo sto mettendo da davvero tantissimo tempo. Metto questo profumo. Sopra mettiamo giacchina nera. Vado giù e vi mostro meglio il fit. Oggi sto anche in anticipo. Un bacio.